questo frangente temporale, c'è un'atmosfera strana, inquietante, e ciò perché l'atmosfera in cui viviamo è contaminata dalle energie negative generate dagli ultimi colpi di coda del male. Questa energia fastidiosa è in grado di contaminare anche le persone più equilibrate perché non sono più sicure di cosa stia realmente accadendo. In realtà stiamo assistendo ad un cambiamento radicale, per cui occorre rilassarsi, essere pazienti, e ricalibrarsi lentamente su una nuova energia, così sapremo come agire in essa. Certo, questo è un momento insolito. La gente si sente smarrita, si chiede che cosa mai stia succedendo all'umanità, e vive nel suo precario e limitato spazio in maniera confusionale e senza equilibrio, in alcuni casi, evidenziando anche atteggiamenti che rasentano la follia. Beh, coloro che pensano di sentirsi strani a causa di tutto questo, non si rendono conto che per vivere dipendono da una vecchia energia. Spostando l'attenzione su coloro che gestiscono il potere sotto varie forme, e essi credono di conoscere così bene la coscienza umana, che tutto ciò che devono fare è agitare il loro dito in un certo modo, per poter trarre in inganno tutti o quasi. Ora è bene sapere che questo sistema si sta sgretolando, non funzionerà più, e allora come pensate si sentano coloro che da sempre lo hanno gestito? Questi signori, rendendosi conto che il loro potere gli sta sfuggendo di mano, e quello che facevano prima non funziona più, stanno mettendo in campo altri stratagemmi. In questi tentativi, da questi ultimi posti in essere con l'intenzione di ricomporre ciò che si è rotto, e su cui hanno investito, avremo modo di vedere un mucchio di cose oscure, che si oscureranno ulteriormente. Di fatto, stiamo iniziando a vederlo nella nostra economia, che qualsiasi cosa sia stata posta in essere con corruzione e disonestà, peggiorerà fino a quando non sarà sviluppato un sistema con alla base un'integrità proveniente dalla nuova energia. Lo stiamo vedendo nella politica, nel modo in cui i politici argomentano le loro posizioni, e come il popolo comincia ad essere intollerante. Tutto questo ruota tutti intorno al cambiamento, e ci toccherà anche tollerare, per qualche tempo, alcune follie di leader bizzarri e squilibrati. Gli eventi sembrano un po' fuori equilibrio, e noi ancora non sappiamo come intervenire in questa fase. Il consiglio è quello di restare tranquilli, essere positivi, e principalmente, imparare ad amarci l'uno con l'altro. Occorre, altresì, gettare via le paure e le preoccupazioni, e metterle in un vaso metaforico per un po'. Occasionalmente, potremmo tirar fuori quel vaso e preoccuparcene, ma non dobbiamo permettere che questo sia il nostro punto focale. Dobbiamo comprendere che non siamo soli, e la nostra attenzione dovrebbe essere focalizzata su chi siamo realmente, perché siamo venuti in questo tempo, nonché cosa c'è in arrivo ora per l'umanità intera, per il pianeta e l'intero universo. Ora, stiamo assistendo ad una profonda trasformazione, sia del nostro pianeta, sia dei suoi abitanti. Quando questo processo sarà terminato, ci sarà una nuova consapevolezza, e ci sarà pace e pazienza nell'espressione del viso di ognuno. È quando noi arriveremo a cambiare noi stessi, che riusciremo ad avere libere nuove idee, nuove emozioni e una coscienza che è stata con noi da sempre, ma che solo adesso sta iniziando a mostrarsi in questa nuova energia. Non dobbiamo essere sorpresi, quindi, dal verificarsi dei problemi. Lasciamo che l'umanità sia agiti, che i folli vengano fuori, e facciano quel che faranno. Tendiamo una mano a chi ne avrà bisogno. Deve essere capito, però, che tutto ciò che viviamo ora, e, o che vivremo in futuro, è momentaneo, e che la nuova energia ha già vinto la battaglia contro le tenebre. Occorre buttar via tutte quelle cose che ci hanno disturbato, e negare loro il potere vibrazionale che hanno sulla nostra mente e sul nostro corpo. È bene capire che in questi mesi, non si tratta di fare, ma piuttosto di essere. Non stiamo combattendo il sistema, e non ne siamo vittima, anzi, stiamo lentamente co-creando il nuovo sistema, e la nuova umanità.